Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete letto dal titolo, voglio darvi dei consigli per migliorare la vostra produttività. Spesso, infatti, non è facile creare tanti oggetti, mi rendo conto, visto che non solo devo creare degli oggetti, ma mi devo anche filmare mentre li realizzo per creare i tutorial per voi, quindi vado addirittura ancora più lenta rispetto al creare senza che si debbano filmare tutti i passaggi, ma mi rendo conto lo stesso che può essere qualcosa di veramente faticoso e quindi voglio darvi dei consigli per diventare più produttivi e quindi riuscire a gestire meglio il vostro tempo per produrre di più in meno tempo. Il primo consiglio è quello di organizzare il tempo. Sembra un pochino complicato detto così e lo sentiamo dire tantissime volte, ma è veramente la chiave per diventare più produttivi. Infatti, vi consiglio di crearvi una lista delle cose da fare ogni giorno e seguirla passo a passo. Vedrete che spuntare le caselline delle cose da fare nella vostra lista sarà oltre che gratificante, perché vedrete appunto le cose che spariscono dalla lista, ma vi darà anche la giusta motivazione per rifarlo ogni volta. Se vi trovate male con le liste scritte, potete scaricare un'app. Ce ne sono tantissime elettroniche che vi permettono semplicemente di creare la lista delle cose che dovete fare in quella giornata e poi andare a spuntare le caselline di volta in volta direttamente sul vostro telefono. La seconda cosa molto utile che vi consiglio di fare è di organizzare il vostro spazio. Infatti, può non sembrare così, ma il luogo dove noi operiamo influenza anche quanto saremo produttivi, perché se ci troviamo nel caos, nel disordine, con poca illuminazione o in una stanza che non è proprio adatta, questo andrà ad influire sulla nostra produttività. Con questo non vi sto dicendo che si debba per forza avere una stanza creativa apposta, assolutamente. Chi mi conosce sa che io ho iniziato in una piccola veranda, ma ero comunque molto produttiva, non come oggi sicuramente, ma comunque riuscivo a produrre, però con tutte le cose a portata di mano. Quindi organizzate scaffali, scrivanie, ripiani, cassetti, in modo da avere tutto a portata di mano e questo aumenta sicuramente la produttività. Il terzo punto è di migliorare le nostre abilità. Quindi non solo mettersi a produrre delle cose, ma sicuramente il saperle fare bene, perché ne abbiamo fatte tante, è la chiave per andare un pochino più spediti, un pochino più veloci. Quindi non vi preoccupate se all'inizio un progetto nuovo risulta un pochino lento, un pochino complicato, ma vedrete che con la pratica e continuando anche a creare quello stesso progetto tante volte, alla fine prenderete la mano e diventerete sicuramente molto più veloci. Quindi da tenere a mente anche il fare pratica e migliorare appunto le vostre abilità. Il prossimo punto è la gestione del tempo, che è diversa da quello di cui abbiamo parlato prima, che ci dà l'elenco di tutte le cose da fare, ma la gestione del tempo è proprio il come andiamo a prendere tutte le nostre attività e le svolgiamo. Quello che vi consiglio, se andate a realizzare qualcosa di pratico, è di creare un flusso di lavoro efficace. Quindi andate a pianificare quello che dovete fare, lo andate a realizzare e poi andate a mettere le finiture e quindi le decorazioni finali nel caso delle creazioni fatte a mano. Ad esempio, se dovete realizzare tanti oggetti simili, non andate a farli uno per uno, ma ad esempio andate a tagliare tutti i pezzi uguali, poi andate ad assemblare tutti gli stessi pezzi e poi alla fine ugualmente andate a rifinire ognuno di questi, perché in questo modo il lavoro diventa seriale e ci si prende la mano e si diventa sicuramente più veloci e più spediti. Io faccio in questo modo, mi metto anche una serie TV in sottofondo e vado spedita e neanche mi rendo conto del tempo che passa. Devo assolutamente ogni volta fermarmi per, ad esempio, andare a cena perché non mi rendo assolutamente conto del tempo che passa perché sono talmente immersa nel mio flusso di lavoro che lo farei anche tutta la notte. Il prossimo punto è
elimina le distrazioni. Questa è una cosa fondamentale e io la faccio sempre. Ci sono le giornate in cui sono un pochino più libera, quindi riesco magari a parlare con qualcuno, ad esempio tramite i messaggi. Secondo me le distrazioni più importanti che ci portano a staccare dal nostro obiettivo creativo sono le notifiche delle app, e io ho già provveduto a eliminarle tutte. Io non ho nessuna notifica da nessun social. Quando ho tempo entro e guardo se ci sono delle notifiche, altrimenti assolutamente non suona nulla, quindi appena riesco vado, rispondo a tutti, eccetera. Ma mentre sto lavorando non suona assolutamente. L'altra cosa sono le chat. Purtroppo, anche senza che noi lo vogliamo, ci inseriscono in tantissime chat di diversa natura, di lavoro, di casa, famiglia, eccetera, e ci sono sempre tante cose da dire, ognuno ha la sua opinione, e quindi quello è un po' un ciclo che non finirà mai. Quindi stessa cosa quando ho la giornata, ad esempio come oggi, dove sto andando a filmare, non ci sono notifiche, il telefono è muto, quindi chiunque sia dovrà assolutamente aspettare, perché non guardo assolutamente il telefono, e chi mi conosce sa che appunto l'unico modo per attirare la mia attenzione in questi casi è farmi una telefonata. Allora sì, capisco che la cosa è veramente importante, altrimenti i messaggi possono essere assolutamente rimandati, perché altrimenti riprendere dal punto dove avevamo lasciato il nostro lavoro è molto molto difficile, e le continue distrazioni ci fanno andare molto più lenti. Il prossimo punto è di pianificare le pause, perché se anche voi come me, quando entrate in modalità creativa, non riuscite proprio a staccarvi e nemmeno vi rendete conto del tempo che passa, però il nostro corpo se ne accorge, è necessario pianificare delle pause, perché altrimenti andiamo a deteriorarci. Comunque siamo meno lucidi, meno brillanti quando stiamo lavorando, potremmo fare qualche errorino e capita. Quindi ogni mezz'ora, un'ora, fate almeno 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, anche solo per andare magari in bagno, e poi vi mangiate uno yogurt, uno snack, non lo so. Comunque approfittatene per fare conversazione se c'è qualcuno in casa, e quindi assolutamente fate qualche pausa, perché fa bene anche alla nostra creatività. Il prossimo punto è automatizzare dove possibile. È vero, è bellissimo fare tutto a mano, e prima di passare il plotter io per anni ho fatto tutto solo con matita, forbici, righello, insomma ho sempre fatto tutto a mano al 100%, però chiaramente è un processo un pochino più lento. Quindi a meno che non vogliate godervi proprio un pomeriggio di magia immersi nella creazione pura e semplice, vi consiglio di automatizzare dove potete. Quindi cercate di utilizzare i plotter dove possibile, che possano aiutarvi nei compiti un pochino più ripetitivi, e poi magari voi vi applicate invece nella parte creativa di assemblaggio, che richiede un pochino più di attenzione e di cura del dettaglio. Un altro consiglio che potrebbe valere per alcune persone ma per altre no, mi rendo conto, ad esempio nel mio caso sarebbe una grossa distrazione, perché solo stando da sola riesco a concentrarmi, però per altre persone funziona completamente l'opposto. Quindi chiedete a qualcuno di collaborare con voi, e quindi magari tra una chiacchiera e l'altra, o organizzandosi meglio, si può riuscire ad avere un flusso di lavoro un pochino più veloce, specialmente se trovate qualcuno che va al vostro ritmo, che lavora un po' come voi, quindi mentre voi fate una cosa l'altra persona ne fa un'altra, e si va decisamente più veloci e si è più produttivi. Però ripeto, questo non è una cosa che vale per tutti, c'è chi ama creare da solo proprio per immergersi in un mondo tutto suo. Io faccio parte di questo gruppo, sogno, mi immergo, vado anche un po' lenta quando sono da sola e non devo filmare, perché proprio mi godo ogni singolo movimento, ogni puntina di colla, cioè vado proprio in un mondo fantastico. Però
Se invece siete delle persone che amano la compagnia e magari sono anche più produttive con qualcun altro, assolutamente cercatevi un compagno o una compagna di creatività. L'altro punto molto importante è: stabilisci degli obiettivi. Se dovete consegnare delle cose oppure comunque avete degli ordini o dei regali che sono sottovalutati, ma gli obiettivi ci aiutano anche per i regali, che siamo sempre lì a farli all'ultimo momento, anche se li pianifichiamo magari da tanto, ecco, crearvi degli obiettivi vi aiuta ad essere più produttivi, specialmente se vi date anche una data di scadenza. Se voi vi dite entro questa data devo aver finito tutto, state certi che il vostro subconscio farà di tutto per arrivare a quella data con tutte le cose pronte, proprio perché avete segnato una data sul calendario. E fatelo materialmente, non solo nella vostra testa, ma segnate la data obiettivo della fine dei vostri lavori creativi. L'ultimo consiglio che voglio darvi per questo video sulla produttività è: rilassatevi e divertitevi. Mi raccomando, non alienatevi. A me è successo diversi anni fa, sono andata in burnout, che in pratica è una sorta di esaurimento psicologico dovuto al troppo lavoro e al troppo dedicarsi a una certa cosa. Non che quella cosa non ci piaccia, anzi, sono andata in burnout proprio perché non riuscivo a staccarmi dal mio lavoro, dalla creatività, e quindi sono andata un po' in sovraccarico e questo mi stava facendo alienare da tutto il resto. In questi momenti dovete uscire con un amico o un'amica del cuore, staccatevi da quello che state facendo perché potrebbe assorbirvi troppo e ci va un pochino di mezzo la nostra lucidità. Nel mio caso appunto è successo durante il Covid, perché non avevamo la possibilità di uscire, c'era solo lavoro 24 ore su 24, non facevo altro, quindi un pochino ho risentito di questa situazione e non sono l'unica. Sicuramente sarà successo anche a voi per un motivo o per un altro. In questi casi appunto il consiglio è assolutamente: adesso che possiamo, cerchiamo anche un po' di staccare da quello che facciamo e sicuramente torneremo sia ricaricati di energia ma anche di tante idee creative che poi andiamo a prendere come spunto dal mondo che sta là fuori. Quindi ragazzi e ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. È una serie che tenevo tantissimo a mantenere qua sul canale perché credo che ci vogliano anche dei video dove un pochino facciamo il punto della situazione, gestiamo il nostro lavoro, impariamo bene a usare il nostro tempo per il meglio, e anche tantissimi altri consigli creativi che vi do appunto ogni settimana. Con il tempo e con la pratica, nel mio caso, sono riuscita veramente a svoltare la mia organizzazione. Faccio cose in un giorno che anche solo 3-4 anni fa per me erano impensabili. Se qualcuno mi avesse detto in un giorno ti metti e filmi 3-4-5-6 video, ne avrei dato del pazzo. Adesso invece che lo faccio, per me è completamente normale. Quindi impariamo a gestire il nostro tempo e diventeremo sempre più produttivi. Vi ringrazio come sempre per essere stati qua con me, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!